tre cose che non sai sul cardo. È una pianta perenne molto simile al carciofo. Si mangiano le costole che devono essere fatte imbiancare, mentre del carciofo si mangiano i capolini fiorali. È difficile riconoscerle, ma il cardo in genere è molto più grande. Per mangiare le sue coste bisogna prima lessarle, ma esistono anche alcune varietà così tenere che si possono mangiare anche in pinsimonio da crude, come il cardo gombo di Nizza Monferrato. Quando lo pulisci, mettilo subito a bagno in acqua e limone, così non si annerirà, e il limone lo puoi utilizzare anche durante la fase di cottura. Ve lo consiglio, ripassato in forno con il pan grattato.